Ben ritrovate, ben ritrovati. Una domanda molto interessante che interessa moltissime donne che si trovano in perimenopausa. Ci scrive Maria Cristina, 46 anni, a seguito della sospensione della pillola contraccettiva e dosaggi ormonali, mi è stato detto che sono in perimenopausa dall'inizio di quest'anno. Dalla sospensione della pillola non ho avuto il ciclo per 6 mesi e invece da giugno soffro di emorragie continue con cicli ravvicinati a distanza di 20 giorni, dolori, bruciori, sto malissimo. In particolare i cicli abbondanti mi lasciano una stanchezza, sono spossata, non ho energie. Tutti, dalla ginecologa al medico di base, mi sconsigliano la TOS e io intanto cosa faccio con queste emorragie? Non fumo, non bevo, sono normopeso, insomma una brava signora con stili di vita appropriati. È corretto dire che non è ancora il momento di fare la terapia ormonale sostitutiva perché la presenza di periodi di amenorrea, i 6 mesi senza mestruazioni, e adesso cicli ravvicinati di 20 giorni con ciclo abbondante ci dicono che la situazione è di perimenopausa, ma non di menopausa, cioè la signora sta andando in menopausa. Che cosa significa? Che significa che le ovaie hanno ancora un residuo patrimonio di ovetti e di follicoli ovarici, i quali però sono quelli più resistenti alla stimolazione, all'ovulazione, da parte dell'ipotalamo e degli ormoni dell'ipofisi. Questo che cosa significa? Se per 2-3 mesi, nonostante l'arrivo dell'ormone follicolo stimolante, l'FSH, e l'LH luteo stimolante, gli ovetti non rispondono, non producono estrogeni e progesterone, abbiamo il silenzio mestruale. Tuttavia, se dopo 3, 4, 5 mesi un ovetto che se ne stava dormiente si mette in movimento perché comincia a rispondere a livelli magari molto alti di ormoni, che cosa succede? Abbiamo due possibilità. Da un lato possiamo avere una grande produzione di estrogeni superiore alla media. Tenete presente che in un ciclo normale la donna va da 50-100 picogrammi per millilitro di estradiolo, che è il nostro estrogeno principale, questo subito dopo la mestruazione, a circa 600 picogrammi al momento dell'ovulazione, e poi i livelli restano a 200-300 picogrammi per millilitro nella fase progestinica, nella seconda fase del ciclo. In questa situazione perimenopausale i livelli di estrogeni possono salire anche a 800, a volte 1000 picogrammi per millilitro, con una iperstimolazione dell'endometrio che cresce molto in altezza, tanto vero che se noi facciamo un'ecografia vediamo un endometrio, si dice, molto spesso. A questo punto abbiamo due possibilità: che quell'ovetto e quel follicolo che sta arrivato a maturazione sia in grado di essere liberato, cioè di avere l'ovulazione vera e propria con produzione di progesterone, ma questa produzione a sua volta può essere perfetta di 14 giorni oppure più breve o inadeguata. Ecco che allora abbiamo un ciclo più ravvicinato che può essere addirittura molto abbondante se l'ovulazione non si è proprio realizzata, perché a quel punto avevamo un endometrio molto alto, non stabilizzato dai progestinici, che si sfalda in maniera irregolare, e quindi il ciclo è ravvicinato, abbondante e prolungato. Se c'è una residua attività ovarica, non è corretto fare la terapia ormonale sostitutiva. In questo senso è giusto quello che hanno detto sia la ginecologa che il medico di famiglia. Ma la risposta allora non è non facciamo niente, ma prendiamo la terza via, che è la scelta terapeutica appropriata per la premenopausa, ossia per tutti quegli anni, perché questa situazione può durare anni, in cui il ciclo è molto irregolare, è ravvicinato, abbondante, prolungato, e poi va a
irregolare, in ritardo, ma anche in questo caso può essere una volta scarso, ma una volta molto abbondante e prolungato. Il tutto per l'irregolarità dell'ovulazione causata proprio dalla resistenza degli ovetti residui, dei follicoli residui, a ovulare e a lavorare in risposta agli ormoni dell'ipofisi. Qual è la terza via? O un progestinico in continua, o il Dienogest, oppure il Norgestrel. Perché questo? Perché questo ci mette in condizione di tenere tranquillo l'endometrio, stabilizzare i livelli di estrogeni, rimandare le mestruazioni, nel senso di averne una ogni 3 mesi per esempio, e la signora sta benissimo. In alternativa abbiamo 2 pillole contraccettive che contengono estrogeni naturali bioidentici, che sono approvate fino ai 50 anni e che contengono 2 progestinici diversi, o il Dienogest, che è ottimo anche per il ciclo abbondante, o il Nomegestrolo. Allora, a una mia paziente in queste condizioni io consiglierei le 2 opzioni: o una pillola contraccettiva che mi stabilizzi anche l'endometrio e mi dia livelli costanti, quindi approvate tra l'altro fino ai 50 anni, quindi abbiamo la pillola, ripeto, con il Dienogest oppure con l'omegestrolo, o progestinici in continua. Quindi esiste sicuramente una scelta terapeutica efficace che garantisce ottimo controllo del ciclo, ottimo controllo dei sintomi premenopausali e di arrivare a 50 anni belle, serene e in salute e in pieno benessere. A presto!